Nasce ogni tanto un uomo o una donna che un giorno concepirà in cuore il progetto di conquistare il mondo e poco dopo averlo concepito partirà in cerca di un luogo dove affilare i coltelli. C'è stata la scuola ufficiali, c'è stata la corte, c'è stata la strada che dal seminario conduce alla mitra, ma il tempo passa, le mode cambiano e in mancanza di meglio in un secolo che ignora gli eserciti, ride del Papa e ricorda i suoi re solo sui rotocalchi, il primo passo per la conquista del mondo è l'ammissione all'Harvard Corporation of America. Fra i laureati dell'Harvard Corporation of America si contano 8 presidenti degli Stati Uniti d'America, 22 di nazioni estere, 40 premi Nobel e alcune decine degli uomini più ricchi del mondo, secondo la rivista Forbes. I suoi studenti si collocano mediamente entro il terzo percentile mondiale per quoziente intellettivo ed entro il primo per posizione patrimoniale. La retta di iscrizione, comprensiva di copertura assicurativa, vitto e alloggio, si attestava nel 2003 intorno ai 70.000 dollari l'anno, il che, calcolò rapidamente una appena 17enne Alfredo Cannella, quando lo apprese dal sito dell'università, corrispondeva all'incirca 200 dollari al giorno, anche la domenica. La retta non costituiva un ostacolo per le sue tasche di veneziano per bene, di compratore di onori. Lo erano però certe idee dei suoi genitori, che quando gliene parlò svicolarono. Lo invitarono a pensarci su perché nessuno in famiglia era mai andato a farsi insegnare le cose dagli americani, che a scuola nemmeno fanno il latino. I genitori ne discussero in solitudine più tardi, la sera stessa, osservando il tramonto dal ponte di prua del loro 70 piedi, in rada nel golfo di Positano ma senza raggiungere una conclusione, tanto che a un certo punto l'argomento sfociò nel silenzio in cui, di solito, sfociavano gli argomenti fra loro. E se anche gli dicessimo di sì, pensò il padre di Alfredo Cannella, non lo prenderebbero. Queste onde, pensò nel frattempo sua madre, assomigliano proprio a Ghiaccio e Martini. Il 21 aprile 2004 i coniugi Cannella convocarono il figlio sul ponte di mattino nella ruggente primavera del litorale campano e gli dissero che sì, sarebbe potuto andare ad Harvard se lo avessero ammesso, cosa di cui comunque nessuno, o quasi, dubitava. Gli dissero che quell'estate avrebbe frequentato lì un corso di inglese per farsi un'idea del posto. Adesso però vai a fare una nuotata, gli dissero anche. C'è il mare stamani che pare un brodino. Ed era proprio così. Bene, benvenuti a quest'ultima, la quinta e ultima serata della nostra rassegna di letteratura under 35 contemporanea avete appena ascoltato l'incipit di questo nuovo romanzo La cospirazione delle colombe letto da Giuseppe Innocente che ringraziamo e io vi saluto e vi ringrazio per essere venuti così numerosi questa sera, siamo in un luogo particolare, siamo alla casa di Luigi Pirandello quindi è un luogo per noi era simbolico chiudere in una location del genere e chiudiamo per giunta con un romanzo molto forte, questo La Cospirazione delle Colombe di Vincenzo Latronico che è il romanzo sicuramente più lungo fra quelli che stiamo presentando, però è al contempo un romanzo a più livelli, è un romanzo tosto, pregno di contenuti, di un'attualità devastante. Ora, eh, eh, come sapete, eh, noi l'abbiamo organizzata noi di Capalunga con eh, la rivista el Aleph. Eh, Vincenzo Latronico, io l'ho conosciuto proprio tramite la rivista El ALEF per storie che ora vi spiegherò. Perché prima voglio eh, far dare un saluto, far fare gli onori di casa a chi ha patrocinato questa manifestazione che è il sindaco Marco Zambuto che ringrazio appunto. Prego Marco, grazie. Io sono veramente felice di come sia andata questa iniziativa. È un'iniziativa che è stata realizzata grazie alla, al lavoro svolto da Jerome Cicchè e da Medeo Bruccoleri. Ed è un'iniziativa che dobbiamo assolutamente continuare. Un'iniziativa che, a mio modo di vedere, dobbiamo vedere continuare anche nel periodo invernale. Dobbiamo individuare la forma, soprattutto la vostra disponibilità prima di ogni altra cosa, perché ritengo che i momenti che abbiamo avuto in riflessione eh, lungo queste serate diciamo, della stagione estiva siano state estremamente significativi. Eh, soprattutto perché hanno fatto venire anche fuori tantissimi giovani agrigentini e non estremamente sensibili rispetto ai temi che sono stati trattati e io ritengo. Che, eh, si tratti quindi di un segmento e di un settore di un segmento soprattutto assolutamente da valorizzare. In questo senso, eh, la disponibilità e la volontà di volere continuare a cooperare per eh, aumentare momenti come quelli di questa serata ritengo che sia un obbligo e un dovere della nostra pubblica amministrazione. E in questo senso. Eh, siamo pronti a lavorare ripeto, per continuare momenti come questo. Grazie, grazie veramente per eh, l'idea che è venuta fuori e soprattutto eh, per il contributo importante che è stato dato in queste serate alla nostra città e ai nostri giovani. Grazie Marco, grazie per le parole e anche noi speriamo ovviamente di continuare un, una rassegna del genere ma in generale è da, è da anni che con Amedeo lo sapete, molti di voi lo sanno, che tentiamo di portare ognuno col proprio lavoro, con il proprio know-how, proprio il meglio della letteratura italiana in una terra come Agrigento una terra difficile perché è una terra che sappiamo bene ha pochi lettori, tantissimi iscritti alcuni assolutamente di rango, ecco perché questo luogo è veramente simbolico ecco anche tanti critici, anche tanta gente che scrive voi se eh, passate alla libreria Capalunga potete vedere un angolo eh, totalmente dedicato alla narrativa locale sono tantissimi gli scrittori di libri qua da Agrigento. Onestamente, poi ci si viene a chiedersi quanti di loro siano anche ferventi lettori, pure la narrativa locale, anche quella. La narrativa locale deve avere uno spazio, ma prima di tutto pensiamo che deve avere uno, sp uno spazio maggiore la lettura. Perché, a fronte di quello che sembra il vezzo della scrittura, il vezzo del pubblicare, le statistiche parlano chiaro: i lettori sono pochi, ma ce ne si rende conto anche parlando con la gente in giro. Quanti lettori trovate? Quanta gente legge più di uno o due libri al mese? È bene che vada, già forse è difficile trovare anche quelli che leggano uno o due libri al mese. Posso interrompere? Subito, <ride> assolutamente. In realtà, però, io vorrei legge, spezzare una lancia a favore degli scrittori che non leggono perché scrivendo ti senti sempre in dovere quando incontri altri, altri autori più o meno della tua età o anche, o anche no, insomma, di dire: Ah, beh, sì, sì, certo, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto per cui. Ti senti in dovere di leggere que tutto quello che esce fra gli scrittori italiani e ti viene visto, insomma, vai, fai, fai lo scrittore, devi sapere quello che esce. Ecco, secondo me no, nel senso che in teoria a te non te ne frega niente di quello che leggeva Shakespeare. Cioè, lui era Shakespeare, magari, magari leggeva le istruzioni del detersivo, no? Uh, uh, in fondo, uno potrebbe anche immaginare. cioè Il problema non è tanto che forse che gli, gli scrittori non leggono, quanto che, che i lettori non leggono, no? Ehm. Um, e quanto importa? A questo punto fate un applauso al nostro Ingezola Tronico, ve lo sto per presentare, ma questi no, Scusate, mi sono interrogata, perché, perché è una cosa che mi brucia, perché poi ti, ti, ti senti sempre a disagio, ti dicono no, ah, ma allora hai letto quel No, e quell'altro? No, nemmeno. E cosa ne pensi di... No, e allora se, se, sembri uno arrogante, uno dice no, ma perché io il mio tempo libero lo, lo posso scrivere, cioè in realtà ho, ho, ho poco tempo per leggere. Quante letture deve fare uno scrittore prima di poter scrivere un libro? Può anche scrivere uno, una persona... Priva di letture, Vincenzo, o la lettura può servire anche a formare la tecnica? E questa è la domanda che magari dobbiamo farci. Ma ovviamente la lettura serve molto a formare la tecnica, non è che io non legga, però appunto secondo me fra... Ma io lo direi a chiunque, in realtà cioè, è un... secondo me è un grande paradosso che affronta lo scrittore, perché io dovrei adesso stare seduto qua e dirvi leggete questo e non leggete uh, um, Hemingway. Ma in realtà io vi mentirei, vi farei del male, perché... Uh, uh, io, io preferisco leggere Hemingway che leggere me stesso. E, 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 e allo stesso modo mi sentirei di truffare qualcuno a cui, a cui suggerissi il contrario, no? E per cui, e eh, io lo stesso direi a un mio ipotetico. Uh, collega scrittore che mi dice perché non ho letto il mio libro io gli direi ma perché stavo leggendo uh, uh, um, le, le, il Conte di Montecristo e, e secondo me mi capirebbe perché io lo capisco se uno mi dice no guarda non ho letto il tuo libro perché ero in libreria ne avevo due in mano il Conte di Montecristo e il tuo e alla fine ho scelto il Conte di Montecristo ma ha fatto bene cioè forse non è un ottimo inizio però, però è vero in effetti in effetti eh. Pare paradossale, ma eh, lo dicevo proprio a Medeo in queste settimane. Comunque questa rassegna per noi è stata una grossa fatica, e per me, in ogni caso, la grossa fatica è stata anche a parte, ovviamente eh, molti di questi libri erano già stati letti. Però eh, leggere così tanto durante questi ultimi mesi ha comportato ovviamente un grosso dispendio di tempo, un dispendio sicuramente edificante. Però, io, avendo una rivista letteraria, essendo nata questa rivista principalmente sei anni fa, come pezzo, in effetti non c'è stato il tempo di scrivere alcun contributo per il prossimo numero, ho raccolto i contributi altrui e contributi miei finora non ne ho scritto. Per questo io in effetti dovrò leggere di meno prossimamente. Quindi non è un grosso paradosso, è una bella provocazione. Io ora, però, a questo punto lascerei la parola a al socio, a quello che fa leggere la gente qua da grigento, a quello che negli anni l'ha fatta leggere anche nel resto d'Italia, perché ha lavorato in Minimum Fax e Castelvecchi, e sceglieva molti dei libri che poi andavano in libreria. Il nostro Amedeo Bruccoleri che, insieme a me, ha scelto questo La cospirazione delle colombe. Buonasera a tutti. Credo che quel che ha detto Gero mi, mi duole e mi fa male perché se leggerai meno perderò uno dei migliori clienti in libreria e questo farà molto male diciamo, alle casse di Capalunga. Eh, quindi cerca di leggere un po' di più e di selezionare con me le letture. Sono felicissimo di ospitare Vincenzo Latronico questa sera. Eh, perché La cospirazione delle colombe per me rappresenta uno dei migliori libri eh, letti quest'anno in tutto il 2011. Avevo già letto il suo esordio che mi era piaciuto molto, ma eh, in questo libro. Ho scoperto un Vincenzo diverso da quello della sua prima opera, che tra l'altro ha avuto anche riconoscimenti con premi anche abbastanza importanti, ma La cospirazione delle colombe rappresenta secondo me un passo avanti notevole rispetto al suo esordio. La cospirazione delle colombe ha già un titolo di per sé intrigante ed affascinante l'ho conosciuto grazie ad un mio amico scrittore Matteo Bibianchi che è stato ospite da noi eh, non molto tempo fa che ci parlò di questo libro a me aggero come di uno dei libri da seguire eh, eventualmente per la rassegna che già era di cui già appunto discutevamo di organizzare con Gero. Quando ho letto La cospirazione delle colombe ho dovuto rileggerlo la seconda volta per poi parlarne con Gero e per inserire Vincenzo eh, fra gli autori della rassegna da invitare. Devo dire che Vincenzo è stato di una disponibilità estrema, non, non ce lo aspettavamo perché appunto eh, il problema della... Eh, fatica di cui parlava Gero eh, prima nell'organizzare la rassegna credetemi è stato mh, parecchio lo scrittore eh, è un animale difficile il problema si sì, è un animale difficile da accaparrare e eh, soprattutto quando c'è da iniziare a sedersi a tavolino per discutere i problemi logistici, le date, gli spostamenti l'aereo e quant'altro lì inizia il vero casino per, in, per invitare un autore qui ad Agrigento e in, nel corso di questi 7-8 anni che appunto ho dedicato uh, alla libreria alle presentazioni uh, credetemi molte volte mi sono sentito dire da voi dei miei lettori ah ma perché non inviti uh, questo autore ho un'agenda di contatti di autori, Gero lo sa benissimo, notevole, ho di molti autori numeri di cellulare, molti li conosco di persona perché appunto sono stato anch'io giurato di premi o comunque appunto avendo partecipato a 15 fiere del libro di Torino qualcuno conoscerò pure, eh, ma credetemi che è veramente difficile far sì che un autore nel girare e nel presentare e promuovere il proprio libro possa venire ad Agrigento ad incastrare poi eh, cinque autori tutti insieme, così come è stato per la nostra rassegna. Eh, vi dicevo, il libro di Vincenzo è un libro eh, che parla di trasformazioni, eh, la trasformazione e l'evoluzione principale del protagonista Alfredo Cannella e di Danco, credo e spero che si pronunci così, Donco, che si pronunci così. Eh, è un libro in cui eh, c'è una miriade di temi eh, che vengono a galla. Eh, è che però per la complessità della sua struttura, eh, proprio perché ci sono una miriade di cose dentro, è scritto con una fluidità di penna e con una scorrevolezza davvero sorprendente. Quel che mi ha colpito di più in questo libro, eh, ce ne parlerà Vincenzo, è un po' appunto il messaggio molto forte. Eh, che lui ha indirizzato eh, in alcune parti del libro per sua missione, appunto alla fine eh, ci sono solamente alcune parti autobiografiche, eh, ma eh, è il messaggio che viene lanciato eh, attraverso la cospirazione delle colombe a un mondo che è il mondo un po' della professionalità, della competizione, eh, dell'ambizione milanese. Eh, che ahimè vive ormai in uh, totale assenza di regole una mancanza di etica eh, che è evidente eh, non appena appunto, affronti, eh, arrivi alla fine del libro. Ecco, io ho trovato La cospirazione delle colombe un libro interessantissimo proprio per questa assenza di etica eh, che c'è nei personaggi, che è anche un po' eh, un'inquietudine interiore che i personaggi vivono, descritta benissimo da Vincenzo. E in alcuni momenti... Ho trovato La cospirazione delle colombe un libro molto simile eh, nella sua diversità di ambientazione e di contesto oggettivo a un libro che amo molto. Eh, che si intitola Microservi di uno scrittore canadese che si chiama Douglas Copland. Eh, credo che il libro non sia più neanche disponibile perché è andato fuori catalogo. In cui Copland eh, ha descritto il mondo della net generation americana e eh, soprattutto della più grande industria informatica al mondo, che è la Apple, eh, mettendo in risalto appunto tutta una serie di intricatissime storie di questi manager, di questi personaggi. Che, girano appunto attorno, che giravano attorno al mondo della Net Generation americana nel periodo embrionale, ehm, che invece erano sconquassati nelle loro esistenze in cui l'ambizione e la voglia di successo ha completamente cancellato ehm, quello che è, i valori invece di queste persone sicuramente erano i valori appunto interiori personali. Ecco, la cospirazione delle colombe mi ha fatto pensare a questo romanzo, un romanzo che amato moltissimo, un romanzo che quando è uscito ha scatenato un casino eh, sia in America che in europa mostruoso proprio perché è riuscito a dare una visione del eh, mondo della finanza americana copland eh, come pochi altri invece erano riusciti a fare vincenzo mi ha dato lo stesso identico eh, la stessa identica emozione e sensazione io sono uno che sia quando parla in pubblico che quando legge libri si emoziona molto eh, sono un lettore esigente, molti lo sanno, eh, sono uno che sa stroncare parecchio e eh, non nascondo anche eh, la stroncatura perché comunque fa parte anche del, della mia totale eh, purezza di libraio che è riconosciuta da tutti eh, e so riconoscere un prodotto quando... Eh, mi fa emozionare eh, o quando mi lascio del tutto indifferente perché dentro non c'è anima la cospirazione delle colombe vi dicevo all'inizio è un libro di grandi trasformazioni ed è un libro in cui eh, che sa mettere in discussione anche eh, l'io e l'interiore di chi legge eh, ti ringrazio per, soprattutto per averlo scritto e soprattutto per essere qui con noi Bene, grazie a te Bene, e allora ora dobbiamo cominciare ad andare nel vivo di questa discussione. Come vi dicevo, Vincenzo Latronico, io non l'ho conosciuto con La cospirazione delle colombe. Sì, ce l'ha consigliato Matteo Bibianchi quando qualche mese fa venne a presentare ad Agrigento gli ultimi suoi tre lavori, cioè tre pubblicazioni in otto mesi. Prolificissimo al solito Matteo Bibianchi. E allora parlando disse che doveva presentare la fiera del libro di Torino insieme a Vincenzo, proprio questo romanzo, io gli ho detto ah no ma io ho già letto il primo romanzo di Vincenzo Latronico perché eh, ai tempi quando abbiamo fondato la rivista El Aleph, noi l'abbiamo fondata con Alessio Cupardo che avete conosciuto durante la presentazione di Viola di Grado e altri due ragazzi di Milano. Che frequentavano la facoltà di lettere moderne alla statale e avevano come compagno di classe un certo Vincenzo Latronico. E dopo, circa, dopo nemmeno un anno dall'uscita eh, del suo primo romanzo, Alessio proprio venne a casa mia e mi regalò questo romanzo Ginnastica e Rivoluzione. Che è il bell'esordio in Bonpiani di Vincenzo Latronico. Dopo, avevo visto che aveva pubblicato sempre alla Bonpiani un testo teatrale insieme a Rossella Postorino e Chiara Valerio. E diciamo che aspettavo quindi questo secondo romanzo. Devo ringraziare Matteo, dobbiamo ringraziare Matteo Bibianchi per un semplice motivo. Perché io sono sicuro che avrei letto come ho letto il primo: La cospirazione delle colombe. Il punto è che, in vista di questa rassegna, poi sempre per quel discorso della scelta dei libri da leggere. Chissà quando l'avrei letto, se avrei letto in tempo per sceglierlo per questa rassegna. Invece, ecco, i, i buoni lettori, i buoni scrittori, che sono anche buoni lettori, servono anche a questo: non solo servono a se stessi per la prosa, per affinare con le buone letture la prosa, ma servono anche a consigliare ad altre persone i buoni romanzi. Ed ecco. Eh, la cospirazione delle Colombe. Io dicevo a Vincenzo: secondo me è un libro molto maturo. Il primo era già un bel libro. Questo è un libro non solo scritto molto bene, lo era anche il primo, ma anche molto ben strutturato. La struttura non è facile da gestire, e Vincenzo. Ha una padronanza della struttura narrativa della prosa, adesso che ma sembra che siano passati 3-4 romanzi piuttosto che uno. Ti devo dire, secondo me, per la maturità che vedo in questa prosa, qua, per, per l'equilibrio anche che ho visto nel romanzo e poi. La cospirazione delle colombe, come dicevo, è un romanzo estremamente attuale. È bellissima e utilissima questa metafora ornitologica, proprio l'assunto di base che contrappone i falchi della finanza, e dell'imprenditoria, dell'economia moderna a quelle che sono le colombe. In una pagina proprio c'è un accenno che fa eh, Vincenzo dove definisce proprio questo concetto, lo spiega molto bene. Dice: È un falco, si potrebbe dire, chi è pronto a tradire? È una colomba? Chi, a costo di essere tradito, si fida. Questo diciamo che è genericamente così. Potrebbe ingannare questa definizione se non fosse che poi nel resto del romanzo ci sono molte ambiguità: nel senso la colomba che tenta di divenire falco, oppure i falchi che. Fi si fingono colombe. Se davvero l'essere una colomba garantirà guadagni maggiori, scrive Latronico: i falchi si convertiranno molto rapidamente e appunto faranno finta di essere colombe. Bene, in questa parte che fondamentalmente è il centro, se vogliamo, teorico di questo romanzo, si spiega tutto quello che poi nella fattualità di questa storia eh, saranno gli intrighi gli affari più o meno puliti di, di questi due ragazzi che partono ecco c'è un altro elemento si, si finisce con quello che è il sistema di potere italiano ma si inizia da un elemento che per me era molto interessante cioè il fatto che questi due fossero studenti alla Bocconi, come diceva Vincenzo anch'io essendo stato studente alla Bocconi ho visto una serie di dinamiche che cioè non, mi non mi erano nuove, poi questo romanzo è ambientato a Milano. Quindi con me co correva da lettore, con me correva un grosso rischio. Perché potevo non ritrovarmi in quello che avevi detto. Invece, diciamo che hai superato. Se vuoi una prova scottante, perché. Va bene che gli altri si ritrovino, ma si devono ritrovare anche quelli che hanno vissuto questa situazione, quelli che le hanno viste da più vicino. Ora, però, voglio sapere da te, appunto, che vieni invece dalla statale, come diceva, dalle lettere moderne, come ti è eh, venuta l'idea di affrontare una tematica così difficile e, eh, così, e così tosta da, da affrontare, appunto da sviscerare, Vincenzo. Prego. No, ti, ti, ti ringrazio, ringrazio in realtà moltissimo entrambi per questa introduzione davvero molto lusinghiera. si sente? Sì. Questa introduzione davvero molto lusinghiera. E, e in realtà è, è strano perché io non, sono, io non volevo parlare di Bocconiani, non volevo parlare di studenti. Una delle cose che mi aveva dato più fastidio nella, nella, nel modo in cui era stato letto o, o da, da, dai pochi che l'avevano letto, Ginnastica e Rivoluzione, il mio primo romanzo, era che il fatto che. Che parlasse eh, subito in apertura di personaggi sui 20-25 anni, aveva portato a vederlo come il romanzo generazionale, il romanzo che parla della generazione dell'autore. Per cui tu, giovane scrittore, parli dei tuoi giovani amici e tutto. E, 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 e... mentre magari uno non vuole parlare, parlando di, di, di 25 anni, non vuole parlare tanto di loro quanto del mondo che hanno intorno. E per cui io mi ero ripromesso di evitare di parlare di, di, di studenti. E invece questo è un libro che all'inizio parla di studenti. Perché in origine, come. come... Ti dicevo prima, io volevo scrivere un libro su una speculazione edilizia che aveva avuto luogo nel quartiere in cui abito a Milano, il quartiere Isola, che è un quartiere a nord uh, periferico in cui prima c'era un grande parco che, su cui adesso stanno costruendo dei grattacieli. Um, e... E sostanzialmente non è una grande storia particolarmente originale, particolarmente eh, unica. Quello che è successo è stato che tutte le persone che avrebbero potuto fermare questa cosa, eh, dalle autorità eh, comunali alle autorità del della zona, ai proprietari dei piccoli appezzamenti di terra, eh, ai comitati di quartiere, alla fine tutti hanno preferito lavarsene le mani perché non avevano una buona ragione per fare la cosa giusta e eh, hanno preferito fare la cosa sbagliata. E volevo scrivere questa storia. Volevo scrivere perché è una storia di persone che sanno benissimo di fare una cosa sbagliata, di fare Falchi, per così dire, ma in fondo non gliene frega niente, perché non hanno veramente ragioni per fare la, la, la cosa migliore. E, e volevo scrivere per cui la storia di queste persone, persone che immaginavo intorno ai 35 anni, per cui all'inizio di quella che potrebbe essere una carriera professionale, all'inizio nella, nella prima fase, diciamo, quando quelli che, che hanno successo cominciano ad avere successo. Però in realtà mi è venuto quasi spontaneo tentare di arrivare alle radici di questa cosa, cioè vedere da do, do, do dove viene. Um, la, la, da dove viene la, 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 la spinta o la propensione a, a mettere la morale da parte? E, e beh, necessariamente viene da magari un tipo. Secondo me, almeno visto che non volevo. Ecco, faccio un giro uh, un'altra cosa è che non volevo raccontare di personaggi cattivi cioè è facile fai una storia di un personaggio cattivo un imprenditore spietato senza cuore a cui non importa niente degli abitanti del quartiere non importa niente delle leggi e è facile no, dipingere l'immobiliarista cattivo non mi interessava questo i miei personaggi penso che nessuno dei miei personaggi sia un cattivo uh, nello specifico sono dei buoni che hanno provato a fare le cose con le buone e sono rimasti fregati quando appunto all'università io volevo raccontare io mi chiedo perché il personaggio a 35 anni poteva fare la scelta

Giusta invece ha fatto quella sbagliata? La risposta in fondo che mi do è perché ha provato in passato a fare la scelta giusta e ci è rimasto fregato uh, e, e non è andato da nessuna parte, è stato scavalcato da quelli che non si sono fatti scrupoli, da quelli che non si sono fatti problemi, da quelli che non ci hanno pensato nemmeno un istante. E per questo ho cominciato all'università. Io volevo una storia di, di personaggi che all'università si fossero comportati bene uh, e, e avessero visto come questa strategia non paga e poi iniziano una carriera professionale a 27, 28 anni e provano a comportarsi bene e indovina cosa non paga nemmeno questa volta. E poi a 31 ci riprovano ancora dicono vabbè dai però è, è giusto perché, perché alla fine, alla fine eh, ce la farò e ci riprovano e non ce la fanno nemmeno questa volta vengono sempre scavalcati dagli stessi o da altri e, e allora a un certo punto quando ti arriva l'occasione la terza la quarta volta e, e, ma dici ma che soffesso no? e, ecco e, e, in fondo è, è questo che succede forse è più difficile incolpare qualcuno che fa questa scelta no? infatti io non so se li incolpo però la, la storia è questa è proprio questo il punto, in questo personaggio non esistono dei personaggi che alla fin fine siano veramente positivi, però il punto è questo che non sono personaggi che partono con istinti da squalo non sono dei falchi veri e propri non partono con eh, dei sentimenti negativi, se non magari dei normali, se vogliamo complessi inferiorità come quello di Cannella, mettiamo che sono due studenti di base, uno che è il tipico studente brillante venuto dall'Alba che si è fatto il mazzo per arrivare alla Bocconi che è stato pure buttato fuori per o Harvard per indisciplina e l'altro invece che è il tipico figlio di papà che in un modo o nell'altro ha avuto tutto ma che d'altro canto vuole in questo senso eh, liberarsi dal peso paterno, vuole liberarsi eh, dal peso anche di quella che è la nostra società del benessere, e siamo figli un po' di quest'epoca del benessere, noi non siamo dei, dei maggior parte di noi non sono dei self made men potenziali, sono quelli che, mi ricordo questa intervista che fece Aldo 9 anni fa su Liberazione le raccolse in un libro che si chiama Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese, c'era un manager che era intervistato di un'azienda e lui eh, diceva, questo ragazzo aveva 30 anni ai tempi e diceva noi in un modo o nell'altro siamo quella generazione, noi la generazione seguente condannata a vivere su quello che è il patrimonio dei padri, su quello che è il patrimonio Familiare, perché non guadagneremo mai abbastanza per riuscire a sopperire alle nostre esigenze. Certo detta così un po' drastica, però in un modo o nell'altro è anche questo che anima a un certo punto Giul eh, il, eh, Alfredo Cannella a questa ascesa continua. Ora, oggi parlavamo di un fatto: mi ha fatto piacere eh, trovare questa corrispondenza. Gli ho nominato il primo romanzo che. Abbiamo presentato insieme ad Amedeo in questa stagione, fuori da questa rassegna, all'hotel Villa Villatena, insieme a Carmelo Sardo, abbiamo presentato il romanzo di Federica Manzone, quello che gli dicevo è, ho visto che Federica ha fatto un'operazione eh, diversa ma simile, l'ha ambientata in un'altra epoca, in un altro luogo. Non vuole indagare su queste dinamiche nello specifico sono un po' diverse, però in fondo si eh, indaga sempre su quelle che sono le storture del nostro sistema, il sistema capitalistico. Là, eh, diciamo che il il punto di partenza è la crisi dei suprime e invece Vincenzo si incentra più su un fattore italiano, quello dei palazzinari, se vogliono, tutti questi immobiliaristi, questi falchi che poi a un certo punto barcollano e, e affondano. Ecco. Io voglio sapere, Vincenzo, da te perché un, una ragazza di 30 anni e un ragazzo di 27 anni oggi devono parlare, dovrebbero parlare di cose del genere? Appunto, perché c'è questa esigenza da parte di generazioni così giovani di parlare di argomenti che sono così, uno, delicati. Numero due, se vuoi, non pienamente letterari. Comunque sia, sì, per parlare di tutte queste cose, avete dovuto, e eh, si vede dai libri che avete scritto, immergere le mani nei libri economia. In realtà uh, io non a parte il fatto che penso che Federica ne abbia 29, uh, non ne sono così sicuro, però la, la no, cioè, scusa Federica, ma, ma eh, in realtà um, secondo me non è. Non è... Cioè, è sbagliato considerare questi argomenti non letterari. È, è un'idea che ho avuto. Avevo appena pubblicato da poco Ginnastica e Rivoluzione, non avevo ancora nemmeno iniziato a pensare a quello che avrei scritto dopo. Sapevo che avrei voluto parlare del quartiere, appunto della speculazione, ma in senso molto astratto. E, e stavo leggendo L'illusione perduta di Balzac, che uno dice, ah, uno di questi romanzoni dell'Ottocento, super letterari, appunto, secondo questi stereotipi di letteratura. E invece è un libro in cui a ogni pagina si parla di soldi. Ma sempre, cioè, ci sono tutti che parlano di soldi, di cifre piccole, ma anche di cifre grosse. Quello che dice, ah, guarda, c'è questo qua che mi deve 40.000 franchi, hanno. Ah, e si, si vedono due in un bar bardico. No, hai visto quella lì che è bella? L'amica è bruttina, però eh sì, però l'amica ha 400 milioni di franchi di rendita. Ecco, no? ci sono tutte queste. Sono una parte della, degli scambi uh, uh, sia superficiali ma anche profondi del, de, de, dei personaggi. Sono quello che determina le attrazioni reciproche, le ambizioni, le aspirazioni. Io mi sono chiesto, ma perché in effetti nella letteratura italiana, soprattutto della, della mia generazione in qualche modo, L'unico caso in cui si parla di soldi è quando si parla dei 1000 euro del centralinista o dei 950, appunto. Cioè, eh, in fondo, sono una parte veramente, eh, senza, e questo senza nessuna valutazione di merito, positiva o negativa, sono una parte molto grossa della, della nostra vita, dei nostri pensieri, di quello che eh, anche la nostra generazione diciamo. Ah, speriamo di arrivare a guadagnare questo. Ah, speriamo che. E, 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 e mi sembrava falso, in fondo, questo pudore o questa, questa ritrosia a. a, a a parlare di soldi, a mettere in scena dei personaggi che si relazionassero ai soldi senza nessun complesso di colpa, cioè dicendo voglio fare i soldi, voglio farli così, uh, ho fatto questo investimento, ci ho messo su 800 mila euro, secondo me me ne escono un milione e quattro dopo due anni, speriamo, se no allora forse avrei fatto meglio, ah, no? E in fondo è, la storia è questa, sono delle, delle persone che vogliono fare i soldi e non ci vedono nessun, nulla di male, no? Ehm. Beh, eh, ora eh, a questo punto ti dico: tu eh, hai ambientato, abbiamo detto questa storia a Milano. Questa è una Milano in cui io ti ho detto mi sono ritrovato. La Bocconi è un'università in cui mi sono ritrovato e quindi eh, queste dinamiche, queste aspirazioni, questo se, se vogliamo, sono due stereotipi anche di Bocconi, ma sono due stereotipi più che reali. Io attualmente un amico che fa il ha appena finito il dottorato in Bocconi, è un po' più contento di, di Don Caberati, però anche. C'è da dire che parallelamente al dottorato fa anche l'avvocato. Ciononostante diciamo che ancora lo stipendio in media non è alto per nessuno dei miei coetanei o dei miei amici che si sono laureati, ancora arrancano e lavorano 13-14 ore al giorno. Ora questa è una domanda che è fuori dal libro. Voglio chiederti, in questa Milano, in questa Italia, secondo te... Ehm, che futuro, cioè, può sembrare quasi banale, ma è la domanda fondamentale, anche perché stiamo parlando di generazioni giovani, stiamo parlando di fronte a una bella fetta di nostri coetanei, e quindi la domanda fondamentale che interessa anche i genitori, quindi, quale spazio c'è in mezzo a questi dei falchi, per le colombe, per quelli che sono i normali studenti che tentano di avere uno spazio per un laureato in lettere piuttosto che un, ah, per anche un laureato in economia che lavora per 1.300 euro al mese per una multinazionale. Ma appunto nella mia esperienza, ma questo non è... ovviamente è molto difficile generalizzare, però nella mia esperienza di spazio ce n'è pochissimo. E, e, e infatti eh, eh, faccio parte eh, da... da, da non, della terza ondata di quelli che se ne sono andati. Io adesso vivo sostanzialmente in Germania e, quelli, e non faccio parte della fuga dei cervelli, di quelli che, attratti da offerte economiche profumatissime, eh, sono scappati subito perché in Italia non avrebbero mai avuto tutte queste opportunità. Io sono andato in Germania perché la vita costa di meno, si vive meglio, è più facile, ci sono più tutele. Um, cioè, non è la fuga dei cervelli, è la fuga dei, dei gomiti, no? Uh, uh, dopo, cioè i cervelli se ne sono già andati. E, e, e ne vedo sempre di più di, di, di persone più o meno della, della nostra età che fanno così. E secondo me, se non, non, non c'è nulla che ci trattenga, questo diventerà sempre più un problema anche per, 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 per l'Italia. No? Uh, io non so questo spazio nelle, fra le persone che conosco non lo vedo io non, non, non conosco nessuno che si senta valorizzato che si senta uh, con grandi prospettive conosco persone più o meno soddisfatte che ma sì l'anno prossimo mi fanno l'indeterminato uh, ed, ed è bellissimo cioè conosco persone che sì adesso ho due anni di borsa di, 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 di ricerca però poi mi hanno detto che forse c'è il concorso um, Que questo c'è, no? E pensiamo che sia normale. Non è normale, non dovrebbe essere normale. Non era normale vent'anni fa, uh, non è normale altrove. Eh, non lo so. Per cui io quello che vedo è questo. Poi non, magari ci sono tantissime realtà che, che invece non vedo. A parte il fatto che hai vissuto ovviamente a Milano e quindi diciamo che ognuno di noi, ogni scrittore, parla di ciò che conosce. Volevo sapere se piuttosto, Milano. Possa essere veramente il simbolo, la città simbolo di, di, questo, di quello di cui parli e di questo disagio, se vogliamo, che, di quella distorsione post capitalistica che oggi viviamo, una, una sorta di grosso sogno americano importato in Italia. Comunque sia, siamo tutti usciti o andati all'università con la prospettiva, il sogno, l'ambizione di diventare chissà che cosa, quindi chi, chi va alla Bocconi. Esce spesso o comunque frequenta la Bocconi con l'idea di diventare. Minimo, minimo un grande manager, poi la maggior parte, come dicevo, si ritrovano impiegati a Milano a 1300 euro, pagando 600 euro d'affitto, bene che vada e avendo tantissime altre spese. Ora, Milano, in questo senso, che cos'è? È forse la eh, reificazione di questo sogno? È il luogo eh, in cui si concentrano tutti questi sogni spezzati? Che, perché Milano eh, era impiegato? era l'unica città secondo me in cui potevi ambientarlo. Lo è? E perché se lo è? Eh, in un libro molto bello che si intitola Splendido Splendente c'era una definizione di Milano che io ho rubato in questo libro, che, che è la media algebrica fra Varese e New York. Ed è, ed è, ed è vero secondo me, nel senso che eh, Milano da questo punto di vista rappresenta forse l'unica, cioè particolarmente dolorosa e sensibile perché mi sembra, delle città italiane, l'unica che... Sostenga in realtà di non essere italiana, cioè Milano c ha, ha quest'idea che dice: Ma no, ma noi non siamo la, la, la provincia dell'Unione Europea, la provincia del sistema internazionale, siamo in realtà una delle grandi metropoli europee, alla pari, uh, attiva, dinamica, con tutti i grandi flussi di capitali, grandi flussi di idee dove le cose succedono. Questo non è vero, ovviamente il, il, il mercato del lavoro a Milano è stagnante quanto altrove, una laurea presa a Milano è uh, uh, inutile quanto una presa altrove. E, e, e in qualche modo si vive di questa grande illusione collettiva per cui tutti. Sono disposti a pagare molto più affitto e a, e a, a beccarsi un, un, un livello di vita tendenzialmente più basso, per essere però convinti che invece in realtà va tutto bene sono nel posto giusto. Eh, Milano, è, è, fa, secondo me, è significativa perché. Sostiene di essere in un'altra categoria e di giocarsela con... E invece, per cui Milano invece di pareggiare con Torino si fa uh, uh, schiacciare da, da, da Londra, no? Cioè so, sostiene di, di, di gareggiare con questo tipo di realtà e per cui ovviamente perde, perde in maniera, in maniera uh, uh, imbarazzante, umiliante, uh, che è quella che, che, che conosciamo, insomma, quando si torna la sera, ci si lava la faccia, l'asciugamano è nero di, di smog e poi... no? Esattamente, in un modo o nell'altro, Milano mi è sempre sembrata una gran metropoli mancata e il simbolo di questa metropoli, non so perché l'ho sempre visto, ehm, nella grande coin che c'è in uh, piazza. Non era Piazza Oberdan, quale era? La, eh, non, non mi ricordo il nome, è la piazza, comunque c'è quella in piazza 5 giornate, giornate. c'è questa gigantesca coin molto appariscente. Non mi perché c'era la serata nella a globe, terrazza. Ovviamente. <ride> e que questa meravigliosa, diciamo, scritta luminescente, molto appariscente. Ave eh, sembrava veramente uno spaccato di Piccadilly Circus, poi di fronte c'era Corso 22 Marzo dove percorrendolo, percorrendolo vedevi la fatiscenza di Milano di metro in metro sempre più avanzare, Quindi sono più che d'accordo. Adesso, io darei, darei il spazio invece ai nostri musicisti che sono arrivati un po' in ritardo e suonare dopo la lettura. Ma vorrei che gli faceste comunque un applauso perché se lo meritano. Sono bravissimi: Fausto Savatteri. Poi lo conoscete già, ha già suonato un paio di volte. E la bravissima Federica Lipuma. Non la conoscete, è una giovanissima e bravissima cantante. Adesso ci daranno un intermezzo musicale. Prima di lasciare Vincenzo in pasto, ai nostri invitati che gli faranno le domande di rito. Prego, Buon ragazzi. Rito. No cares, no streaks My heart, how sweet If I am fancy free and love to wander It's just a gypsy in my soul There's something like me Run way out yonder, it's just a gypsy in my soul. I've got to give in to my motion. I'm wholly content having my way. There is no harder life on which I'm it's just a gypsy in my soul. No care. My eyes has sweet. If I am fancy free, I love you wander. It's just a gypsy in my soul. If I am fancy free, I love you wander. It's just a gypsy in my soul. There's something calling me from. Just a gypsy in my soul I've got to give in to my motion I'm wholly content having my way There is no harder life on which I found It's just a gypsy in my soul Grazie Federica Lipuna, eh, Lipuma e Fausto Adatteri, bravissimi come sempre, e chiuderanno loro la serata. Quindi vi mettete qui e, e non ve ne andate, soprattutto. E ora è il momento, come ti dicevo, noi abbiamo organizzato questa rassegna. Oltre a coinvolgere un bravo attore under 35, dei bravi musicisti under 35, abbiamo un po' raccolto le menti migliori della nostra generazione, no? di questa città, e quindi. Loro hanno no, ruoli... No, ovviamente la citazione prosegue dicendo che uh, muoiono di fame, sono isteriche e nulla. No, no, infatti quelli <ride> li lascio a Gisberg. <ride> Fortunatamente <ride> sia è agrigento e non negli Stati Uniti. E... Ti portiamo come primo esponente, diciamo, sono, ognuno rappresenta un settore, quindi una parte futura di questa città. Il primo è Loris Magro dell'associazione Asterischi, che da grandissimo lettore e da bravo critico ora ti sottoporrà la prima domanda. Quindi prego Loris. Grazie Gero. Allora io devo dire che ho amato anch'io come Gero e Amedeo molto questo libro Anche perché l'ho letto tra due libri che seco secondo me fanno bene da contorno Gli ha dato 5 stelle su un hobby, questo. Sì è vero eh? Lusingato. <ride> l'ho letto tra due libri di Jonathan Coe La casa del sonno e la pioggia prima che cada E poi Jules et Jim di Rocher da cui Truffaut aveva Che lusso Sono, eh? sono, sono lusingato due volte <ride> no, devo dire che il tuo libro secondo me sta a metà effettivamente tra co, tra co in generale a maggior ragione nella casa del sonno e uh, Jules et Jim perché da un lato c'è questa costruzione uh, che secondo me è molto alla co nel tuo libro, cioè ci sono tantissime cose, sono appunto dei castelli e dei stili incrociati per citare Calvino uh, in cui i personaggi si incontrano e si scontrano nel giro di una decina d'anni, quasi una quindicina d'anni d'altra parte c'è come in Julegym un'amicizia eh, tra due uomini che, condivi che condividono un po' tutto, tra cui come in Julegym una donna. La cosa che mi chiedevo è, c'è ancora posto in questa società capitalista per questo monumento dell'amicizia? Cioè di fatto qua l'amicizia crolla e addirittura a tradire chi sembra che non dovrebbe tradire alla fine, no? È quello che sembra la colomba e poi si rivela essere il vero Falco. Dico: c'è ancora la possibilità di creare un libro, una storia e anche nella realtà, quindi di averla nella realtà? Un'amicizia alla Jules et Jim? Cioè, Alfredo e Donca avrebbero potuto essere Jules et Jim? Ti ringrazio moltissimo la domanda, anche perché della, della, appunto quando si parla di questo libro si parla di, 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 di ambizione, di, del sistema, di meritocrazia, eh, di soldi, di bocconi. E non si parla del fatto che comunque c'è una storia d'amore a tre molto forte. E, e, e come hai notato tu, c'è veramente un momento in cui questa storia d'amore a tre non è una sfida, ma è una condivisione, in cui eh, lei è veramente... Lei è, Drina, o la, la protagonista femminile del libro... Eh, eh, li ama veramente entrambi, no? eh, senza, senza, senza alcun tipo di, di malizia in questa cosa ed è, ed è qualcosa che la lacera anche, la, 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 è, è molto difficile per lei. Io non, ovviamente questa è una domanda a cui ogni risposta, Cioè, non posso arrogarmi il diritto di rispondere, di rispondere a questa domanda, penso che... All'interno del, del libro, ovviamente c'è stata la. la nella, nella storia di questi personaggi si è posta a un certo punto la scelta fra, fra le due cose, no? fra, fra la carriera, il successo, e, e l'aspetto personale. E, e ovviamente l'aspetto personale è stato sacrificato. Ov perché dico ovviamente? Perché in fondo, quello che, che, che è un po' anche tutto il tema del libro è che così come nelle scelte morali di cui si parlava relativamente alla speculazione edilizia e ad altre cose, secondo me, quando si pone questa scelta hai già perso. Perché quando, quando ti si pone la scelta fra. quando ti metti nella situazione di, di tue aspirazioni, di tuoi, di tuoi desideri, del dover veramente scegliere, comunque, qualunque cosa tu scelga avrai, ti resterà il rimpianto che inquinerà anche l'altra la, la, cosa, no? Per cui non lo so, penso che. che appunto non, 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 ho, non ho una risposta, in fondo credo che la, la storia d'amore alla fine sopravviva in qualche modo forse è stato sacrificato, cioè no? bisogna fare un po' un gioco delle, delle tre palline e a un certo punto se ne tengo due in mano c'è una che cade per terra e... bisogna vedere qual è che cade per terra scusa è una risposta molto Vai. evasiva però <ride> non... <ride> Grazie. Bene. Grazie. Volevo, volevo dire una cosa, visto che citavi la mia recensione su Nobby Volevo proporre un altro spunto. Io leggevo ogni volta che quando esce un libro nuovo, leggo un libro nuovo, leggo poi tutte le recensioni o comunque le prime, maggior ragione qua ce n'erano ancora poche. E c'era questa ragazza che diceva di averti letto ed era contenta di aver trovato per la prima volta un italiano che sa scrivere. Cioè diceva appunto, c'era questa frase bellissima in un certo senso. Gli italiani si sa, non sanno scrivere. Cioè co tu cosa ne pensi da, da giovane scrittore? e anche da giovane lettore in un certo senso di tuoi contemporanei io penso che, penso che sia falso nel senso che, che ovviamente mi ha molto lusingato che lei abbia scritto questo però è, è cioè, appunto anche soltanto per restare alla mia generazione io penso che Federica Manzon ma anche per fare un po' di, un po di nomi penso che Giusy Marchetta che, che è una scrittrice che non so se il suo romanzo ha scritto vari libri racconti il suo romanzo penso che stia per uscire per Rizzoli uh, penso che Andrea Scarabelli penso che ci siano anche proprio per restare nelle persone che hanno il due davanti nell'età uh, che ci siano le persone che sanno scrivere davvero molto bene. Però capisco quello che voleva dire. Nel senso che secondo me in molti casi um, non tanto che non si sappia scrivere, quanto che non si voglia. Nel senso, penso che forse per una questione di modelli. E in questo uh, uno potrebbe dire, cioè, secondo alcuni, ad esempio, una critica veramente molto interessante che si chiama Carla Benedetti, secondo alcuni questa. questa colpa va fatta risalire a calvino non al calvino scrittore ma al calvino che lavorava nell'editoria che per cui selezionava in qualche modo gli scrittori che più gli assomigliavano ma uno non può assomigliare a calvino per cui quelli selezionati di calvino in realtà sono calvino debole sono calvino depotenziato sono calvino senza senza la bellezza di calvino che riusciva a essere così forte nonostante la semplicità e invece calvino in qualche modo ha promosso un, un livello di scrittura che, abbia la sua che avesse la sua semplicità però senza la sua complessità di fondo perché se no sei calvino sei un genio per cui ad esempio andrea de carlo è, da questo punto di vista è uno che è stato Selezionato Calvino, e secondo me in questo lo rappresenta, penso che lui ricada nella definizione della, della che ha dato questa, questa lettrice che aveva detto: Gli italiani non sanno scrivere. Io non penso che De Carlo non sappia scrivere, penso che non. Come moltissimi altri scrittori italiani forse non voglia, cioè c'è questa idea che comunque la semplicità fa bene, che la semplicità nel senso la frase semplice, con le parole facili, con, con senza um, una grande struttura, senza grandi salti, perché il salto fa paura, perché magari si ha molta poca fiducia nel lettore, si pensa che il lettore perda l'attenzione, si dimentichi le cose, ma non è vero in realtà. È... E, ad esempio nel, nel caso di Federica Manzoni è molto rilevante perché secondo me lei ha fatto un salto di scrittura pazzesco, di complessità dal primo libro al secondo. Il primo libro forse rientrava un po' nel... nel nel, nel, come, come lingua, in, questo, in questa lingua di Calvino, in questa ricerca di chiarezza e di semplicità a tutti i costi. L'ha abbandonato e l'ha fatto bene perché questo nuovo, questo nuovo romanzo che si chiama Di fama e di sventura ha una complessità di, di respiro, di periodo veramente coinvolgente, che ti prende, che, ti, che, ti, che varia tantissimo e ti fa veramente uh, uh, restare attaccato a questa storia. No? Um, il primo di Federica voleva essere anche un po' più un reportage, forse. Sì, esatto, no, però, però secondo me c'era esatto, questo obiettivo di chiarezza a tutti i costi. Ecco, forse la chiarezza a tutti, tutti i costi non è, non è proprio la cosa più importante. Forse ci sono delle cose che per essere raccontate hanno bisogno di complessità e per cui se tu ti limiti alla chiarezza, necessariamente escludi tutta una serie di argomenti da quello di cui parlerai, no? come ad esempio la finanza, per dire la finanza non puoi parlare in modo chiarissimo, terzo, come lo capirebbe un dodicenne, perché magari sono cose che anche tu fatichi a capire, no? sono, io ho fatto alcuni errori, in realtà me ne hanno beccati, però ovviamente adesso non li, non li espliciterò. E, e, fra l'altro, curiosamente questo è proprio per narcisismo, io, io penso di aver fatto il, il passo inverso, io penso che Ginnastica e l'Evoluzione era un po' vittima, nel primo, primo romanzo era un po' vittima dell'illusione per cui più sei complicato più sembri intelligente e, 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 e ogni tanto sollevavo veramente un po' troppo di polverone senza, senza niente. Cioè David Foster Wallace diceva che il suo primo romanzo aveva scritto una sola frase e questa frase era guarda mamma senza mani ecco no e, e io, io penso che forse ha fatto il percorso inverso però così poi ecco. si converge del resto questa era una tendenza che diceva Borges nel manoscritto di Brodi. Nella prefazione, belli, anno... belli, la prefazione, le prefazioni di Borges sono una delle mie ossessioni. E quella del manoscritto di Brodi, in particolare, ne, ne, cito, ne conosco vari passi a memoria. Per eh, cui... Ti ricordi quando dice a un certo punto: parafraso, io ovviamente perché non la conosco a memoria. Che lo scrittore, agli inizi, alle prime armi, vuole condensare tutto quello che sa in un unico punto, esagerando in un modo o nell'altro. Quando dice è lo stile che esaurisce consapevolmente ogni propria possibilità, benissimo. <ride> quindi eh, io in un modo o nell'altro una roba che fanno gli iscrittori però ora ti voglio dire la, certo non è facile però qua Abbiamo proprio in casa uno scrittore che lo faceva questo percorso di sem univa semplicità e profondità. Era Leonardo Sciascia. Lui scrisse un romanzo come Il Contesto, che è un quarto di questo, e riuscì a compendiare tutto il potere della società italiana, tutto il sistema di potere, dalla magistratura alla polizia alla politica. Lo riuscì a compendiare in uno. certo. Forse ci mancano questi intellettuali, certamente dall'altro lato. Io non sono fra quelli che amano molto queste istanze. Nostalgiche, ah, in altri tempi, guarda come la letteratura ah, c'erano i Moravia, c'erano i Pasolini, c'erano anzi, questa, lette... questa rassegna letteraria vuole proprio dimostrare questo: che oggi abbiamo il Latronico, che una volta Sciacia era pure come Latronico, non, non, non era conosciuto da tutti i milioni di italiani da cui fu conosciuto dopo. C'è da dire un'altra cosa: oggi l'intellettuale ha molta più difficoltà nel farsi conoscere. Una volta, Leonardo Scia, fino all'82, di che anno era i progressisti della. 86-87 se non sbaglio, e fino agli anni 80 Sciacia scriveva un editoriale sul Corriere della Sera e quello aveva risonanza nazionale, Panza che rispondeva, dalle colonne di Repubblica, e chiunque, Scalfari, chiunque che doveva dire la sua, si scatenavano dibattiti, polemiche, Borsellino che si era offeso e poi Chiari con Sciacia. insomma... Era una dimensione diversa quella dell'intellettuale. Nell'era del nuovo entertainment, dei new media, gli intellettuali continuano ad avere una posizione più marginale. Ma a me va pure bene in ogni caso, è una conseguenza. Sì, dimmi pure. Io non, so, non sono così sicuro. Cioè, secondo me, in realtà, forse abbiamo veramente un'immagine diversa di quello che poteva. Essere. Cioè, si parla, ad esempio, appunto, degli editoriali di Sciascia, di quelli di Pasolini, che dicevano: Ah, perché Pasolini poteva scrivere sul Corriere e fare un, fare un casino. Beh, eh, non è quello che fa Saviano, in realtà. Ad Saviano, esempio, sì, è cioè, il loro caso. Eh, ma io mi chiedo, è colpa del sistema? Cioè, mi chiedo, chiedo se, se, se fossi in un'assemblea di scrittori, io direi, ma è colpa del sistema che non ci lascia spazio o è colpa nostra? Forse. Perché in fondo, cioè, Saviano uh, forse ha anche capito molto bene come funzionano certi linguaggi, come si è uh, inserito in certi meccanismi televisivi, però li ha capiti, li ha sfruttati, forse come... Pasolini aveva capito e sfruttato il meccanismo dello scandalo che funzionava molto bene con i lettori borghesi del Corriere al suo tempo. Cioè, forse uh, uh, questi spazi ci sono se uno se li sa prendere. Penso che Pasolini avrebbero fatto di tutto per non pubblicarlo. Perché lo pubblicavano? Perché portava copie, perché interessava, perché lo spazio se lo prendeva. No? Allora, forse, non lo so, io me lo dico e mi sto dando la zappa sui piedi. Cioè, mi penso che più. Che, che stare lì a frignare, a dire la società contemporanea non gliene frega niente di noi e, e non ci ascolta, forse è perché non, non, non riusciamo a trovare la, la, la chiave giusta o la leva giusta o il punto giusto in cui inserire il nostro grimaldello. Però, ad esempio, uh, um, sono tutte metafore un po' sessuali. Uh, uh, forse, uh, uh, ad esempio, Saviano ce l'ha fatta però. Questo è bellissimo quello che hai detto, eh, no, non il Grimaldello intendo, questa autoanalisi è la prima volta che la sento fare a uno scrittore perché in effetti stanno tutti molto a piangersi addosso e al massimo c'era Antonio Moresco che faceva, io il discorso l'ho appena fatto in un modo o nell'altro lo riprendevo da quello che faceva Moresco in questo numero dell'Alef dove diceva questo, parlava della marginalità dello scrittore e la accettava, oggi come oggi in effetti è sicuramente una questione di linguaggio. Però Moresco ha anche una storia però di boicottaggio? Durata decenni fino ai 46 effetti, anni, sì, cioè, Moresco ha proprio una storia di boicottaggio di tutto il sistema culturale alle spalle che io, per, per, per fortuna, per, per generazione diversa, non ho, non ho dovuto subire. però io penso che adesso, uh, uh, cioè, Moresco aveva tutta una serie di persone che per varie ragioni volevano farlo stare zitto. Uh, Mh, però penso che ad esempio e questo in, in fondo ce l'ha anche Saviano però forse sono persone diverse Moresco era proprio per come sai bene per la sua storia personale era molto inviso a un certo sistema culturale che era arrivato lì da, dalla lotta dalle file della militanza politica di cui lui stesso faceva Attiva. parte e, mh, però penso che adesso secondo me a, 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 a dire cose rilevanti a dirle nel modo giusto come Saviano dimostra benissimo gli spazi ci siano allora se non ce li danno forse, forse è colpa nostra cioè non lo so Beh, l'autocritica la, alla generazione degli scrittori, alla classe degli scrittori, il quesito è molto ben accetto da parte mia perché ti ripeto: sei il primo a porlo. E secondo me, non è una questione affatto infondata. Ma quando lo dico, poi mi danno del neoliberista. <ride> Ma ora infatti diffonderemo su Facebook questa, questa, questa presentazione, mi sa che riceverai se la vedranno altri no tuoi colleghi, mi sa che ri riceverai, riceverai le dovute critiche. Ora però abbiamo un altro dei nostri partecipanti che è un giornalista, dato che finora abbiamo guardato sempre l'aspetto più o meno letterario, abbiamo analizzato da un altro punto di, da, da un altro punto di vista la questione, abbiamo Rogerio Fiorentino che verrà a farti un'altra domanda. lui è un un giornalista Agrigentino e penso che ti farà una domanda più da quel punto di vista, più analitico, più sociale. Prego, Rogero. Sì, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare Gero, visto che siamo a conclusione di questa bellissima rassegna culturale, anche Amedeo Brucculeri, perché ci hanno permesso appunto di partecipare e hanno segnato eh, un, una crescita del nostro tessuto sociale. Detto questo, ehm, io credo che abbiamo davanti un, un romanzo attuale, un romanzo attualissimo ehm, che fa un'analisi schietta di quelli che sono ancora i, i problemi di oggi, i problemi attuali, i problemi che eh, continuano a, ad, essere, ad esserci, ad essere travisati. E, uh, andando più uh, dentro al, al, al romanzo mi riferisco appunto all'amicizia eh, di Don Caberati con, eh, con Alfredo oppure alle baronie universitarie, quelle non... Eh, non finiscono mai, ma anche al, alle speculazioni, alle ambizioni e soprattutto al, al, al dio Denaro, al dio denaro che assume eh, praticamente una terza eh, figura principale all'interno del tuo romanzo. Eh, e poi questa dicotomia tra eh, Falco e Colomba. Io nel, le nel leggerlo mh, mi è sembrato che tu eh, avessi mh, quasi, eh, ci avessi quasi spinto. A, continuamente ad una riflessione ad una riflessione che mh, eh, assumeva eh, dove noi eh, dove ci intrappolavi e ci facevi eh, capire se assumere eh, un, se avremmo, avremmo potuto assumere un atteggiamento più da falco o, o da colomba e, mh, quanto è difficile l'atronico non assumere un ruolo da falco e dover sopravvivere ad una società come quella di oggi. E poi, è la società attuale che ti ha spinto a scrivere questo romanzo? E ancora, visto che i tuoi personaggi mh, hanno un carattere umanissimo, volevo sapere quali sono le qualità di eh, Don Cabberati l'Albanese e di Alfredo Cannella che consiglieresti ai giovani. Ah, ti ringrazio di queste domande, appunto, sono domande sempre molto molto cioè con, con, con grandissima portata come ti, ti rendi conto che avendo scritto questa cosa poi ti, 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 ti presenti come qualcuno che è in grado di rispondere veramente a, a dei quesiti così, così ampi mentre in realtà in parte non mi ci sento comunque la, la... io penso che sì, cioè penso che ci siano moltissime, moltissimi aspetti della, della società in cui si trova a entrare, una persona della nostra generazione oggi che ti incoraggiano in ogni modo a, 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 a... A diventare un falco, diciamo, cioè a non rispettare le regole, a, a, a seguire il tuo, il tuo interesse personale. Penso ad esempio all'esempio che faccio, mio personale, quello della, della uh, carriera universitaria. Io ho avuto la fortuna di trovare dei professori che credevano in me, uh, non per raccomandazioni, non per, ma perché credevano che potessi fare un buon lavoro. Mi hanno appoggiato, mi hanno uh, uh, aiutato a ottenere una, una borsa di studio come dottorando. E, e Però mi sono reso conto di essere all'interno di un sistema in cui ogni incentivo, ogni incoraggiamento era nel uh, non comportarsi in modo, in modo trasparente, in cui i professori non avevano nessun incentivo a, a continuare a pubblicare, a fare ricerca, a fare una buona didattica perché tanto erano lì, uh, uh, no, non, 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 non ci avrebbero guadagnato nulla a impegnarsi, in cui ovviamente per cui venivano premiati i fedeli e non i bravi perché tanto non, non c'era nessuna differenza che tu facessi entrare uno bravo o uno non bravo. E, e per cui ovviamente io penso che sì, questo tipo di sistema incoraggia. Uh, a comportarsi male, no? Eh, per cui eh, la, qual è la soluzione? Eh, la, la, la soluzione per me personalmente è stata andarmene, eh, mi rendo conto ti, è, è molto brutto da dire. drastica come soluzione. No, è, è drastica ed è anche molto rinunciataria, cioè ti dicono ma perché non cambiare eh, le cose invece che, che, che andarsene? È, è, mi rendo conto è, è drastica ed è forse anche egoista, però come, co, co, come le cambi? Cosa, cioè. No, ver, cioè, veramente nel senso, co cosa si fa? Si, chi, si vota chi si vota? Uh, adesso vedo che le autorità non ci sono più, per cui possiamo anche dire: cioè chi si vota, cosa si fa? Chi, chi cambia queste cose? Non lo so, uh, io non. non, non, non magari, magari si può cambiare anche fa, scrivendo un libro come sì, il tuo. Questo, ma infatti si continua a fare questo, si fa o si fa come in Libia. Oppure si fa que quello che che, che. che io penso che in qualche modo fare questa battaglia che la, è una battaglia di idee, però. Cioè, perché non bisogna. Uh, cioè, il problema è che questo cambiamento è un cambiamento che in pochi vogliono in realtà, cioè che noi adesso siamo qui e ce lo diciamo, ma noi siamo pochi e, siamo, e leggiamo i libri, andiamo alle presentazioni dei libri, però eh, in realtà è un cambiamento che non è desiderato dal, dal, dall'Italia e, e penso che sentendosi in minoranza uno dice vabbè allora forse vado in un posto dove, dove, uh, dove, dove mi... mi, mi, mi quelle che sono i miei valori sono, sono più rispettati e faccio il mio possibile perché questa esigenza venga avvertita altrove. Bisogna far desiderare queste cose, poi il cambiamento arriverà. In questo momento non arriva perché non lo desidera nessuno, penso. E detto questo, le, le, le qualità dei, dei personaggi, ma non lo so, io penso che. Quale consiglieresti ai giovani? Consiglierei, ma. Uh, veramente nessuna. <ride> cioè, non sono no. poi così malvagi. No non, so, no, non sono malvagi, però sono persone che vengono poste di fronte a scelte difficili e penso che nessuno di loro faccia le scelte giuste per cui, no? Forse hanno, hanno delle buone ragioni per fare le scelte sbagliate, e, e in fondo è questa l'idea del libro, è quella al dire che si rallaccia anche a quello che dicevo prima del, del, dello speculatore cattivo, no? È facile immaginare lo speculatore cattivo, immaginare lo speculatore che fa le stesse cose che fa lo speculatore cattivo, ma per delle ragioni buone, uno che lo fa perché ha bisogno di soldi, questa non è la storia del libro ma immagino, uno che lo fa perché ha bisogno di una cifra enorme per un'operazione per sua moglie, allora quello che fa è meno malvagio, non lo so, però di sicuro è un personaggio più interessante, no? Ecco in fondo penso che sì, ci sono delle qualità positive in loro però loro chi sono? Sono persone buone che fanno cose sbagliate e allora come le giudichi uno buono che fa una cosa sbagliata? Parte di te vorrebbe dire lo giudichi esattamente come se fosse cattivo e fa la cosa sbagliata, lo giudichi in base a quello che fa e non a, 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 a quella che è la sua coscienza astratta. No? È vero, però in realtà non è così, e noi tutti. cioè, Per cui non lo so, la risposta è non lo so. Questa era una perifrasi molto lunga per dire non lo so, accetto la sincerità. <ride> <ride> Grazie. Eh, C'è cioè da dire che sono analisi lucide con cui concordo pienamente. Io volevo dirti pure, ovviamente, qua siamo, sì, siamo quelli che siamo, siamo in pochi e sono quelli che vengono... Non era per dire che siamo pochi, era per dire che però apparteniamo effetti, a una minoranza. In vediamo. effetti lo siamo rispetto a un intero paese, però il punto sta proprio lì. Ci sono intanto i 25 lettori di manzoniana la Memoria, da cui secondo me è importantissimo partire, ma altrimenti non avrei una rivista letteraria. Stampiamo eh no, 500 copie ogni volta da 6 anni, che sono tantissime per una rivista, anzi, e quindi ci sbattiamo porta a porta ogni volta. E poi diciamo che questo è l'altro motivo per cui facciamo una scelta così poco rispondente ai tempi portare la letteratura in televisione, cioè tu pensa dove appunto Saviano dice ha dovuto trovare la formula per essere un intellettuale eh, in televisione. Del resto lo fa lui, Pasolini non so se avrebbe potuto fare Pasolini in televisione era noiosissimo, basta vedere le Carmelo Bene. Eh, però Carmelo Bene era per gli stomaci che riuscivano a digerirsi <ride> E dipende dal momento in cui Carmelo Bene riusciva anche a conferire in televisione Però pure questo è diciamo sono. Eh, ne parliamo sempre come Amedeo è, è la follia in un modo o nell'altro che deve un po' animare il cambiamento Quindi quella lucida follia che in un modo o nell'altro Ti spinge a fare qualcosa, ad andare controcorrente Allora sì, allora in un modo o nell'altro Può darti almeno la speranza di dare un piccolo cambiamento. O del resto, tu mi hai detto poco fa che gli iscrittori devono trovare la formula per. In, eh, inserirsi nel tessuto di questa società essere largamente ascoltati ora io ti dico per essere largamente ascoltati un libro di 400 pagine già spaventa quindi pure tu sei una persona che nella tua follia ti ostini a fare quello che... no ma certo cioè, ogni tanto ti senti come veramente uh, come un, un, un sacerdote pagano dopo, dopo, dopo l'ufficializzazione del, del cristianesimo come regione dell'impero romano no? che tu sei lì e c'hai questi po pochi 6 o 7 adepti che ti seguono nonostante... Le prescrizioni no? che, che uh, si, si trovano negli scantinati e fa fate queste strane fiamme in cui credete soltanto voi. E, e, però è vero, cioè, le 400 pagine spaventano. Però anche no, forse, forse sono meglio. Adesso non lo dico di me stesso, allora lo dico di perché, perché sarebbe arrogante. Per cui lo dico di un capolavoro come I Canti del Caos di Antonio Moresco, che non sono 400, ma sono <ride> 1500 penso. Ecco, uh, uh, penso che sono meglio 1500 pagine come quelle che 100 pagine uh, che. Non, non si possono fare nomi perché siamo in tv, però diciamo che uh, uh, possono, 100 pagine possono essere più lunghe di 1500 o 1500 più brevi di, di, di 100. Assolutamente. Uh. Bene, e ora per questo, a parte che sono d'accordo col, col sacerdozio pagano, appunto perché Sciascia stesso diceva parlare di fede nella scrittura, la contrapponeva la sua fede da scrittore e di, quelli, di quei pochi che lo che seguivano che avevano una fede nella scrittura a quella dei popolani in generale, diceva la gente qui ha molta fede nella scrittura, nel senso che la, la scrittura erano i documenti comunali e i documenti e i contratti fondamentalmente, quindi è tangibile, però è sempre una fede nella scrittura e in un modo o nell'altro qualcuno... No, poi anche in questo senso vogliamo continuare a seguirla. Ora ti, ti propiniamo l'ultimo degli invitati che è il poeta e critico Beniamino Biondi che invitiamo qua, che ha pubblicato recentemente fra i suoi libri l'ultimo è un libro di poesie antipoemi per la Pungitopo e penso che lui ti farà una, sua, una delle sue belle isertazioni critiche, avrà pure lui qualcosa da domandarti. Prego Beniamino. Grazie. Io mi sono reso conto quest'ultima giornata di non essere molto portato a fare domande agli scrittori, è la cosa che mi viene più difficile, ma credo sia sì anche per una forma di rispetto nei confronti degli autori, perché essenzialmente le mie curiosità si esauriscono nella lettura dei, dei libri, anche se ho una domanda per, per, te, per te questa sera. Io leggendo questo volume mi è venuto in mente una cosa, io non so anzitutto se, ci siano oggi, se la letteratura di oggi sia migliore o peggiore, penso semplicemente, come in parte diceva anche Gero, che la letteratura si trasformi, si sia sempre continuativamente trasformata e credo che serate come questa, in generale questa rassegna che si è compiuta sugli scrittori under 35, non servano ad attestare dei meriti superiori o inferiori rispetto alle vecchie generazioni di autori. Credo che servano appunto a testimoniare le trasformazioni che in questo caso ha subito la narrativa italiana. Poi soggettivamente ognuno potrà stabilire appunto se ecco, la letteratura di oggi sia migliore o peggiore di quella, di quella precedente. I, in Italia c'è stata una, una scuola in qualche modo che oggi è molto dimenticata che è quella della letteratura industriale che è sorta con un grandissimo scrittore che io amo molto, che è Ottiero Ottieri, con Donna Rumma all'assalto, con Paolo Volpone e una serie di altri autori. Altri autori che peraltro erano anche materialmente stipendiati da un grandissimo imprenditore che fu Adriano Livetti, che ebbe un ruolo proprio a Milano grandissimo per, per la cultura. Mantenne anche Franco Fortini, gli consentì di scrivere tutti i suoi saggi mentre era stipendiato da, da Adriano Olivetti. In qualche modo... Ecco, in maniera estensiva, è come se il tuo romanzo potesse rientrare in una nuova letteratura industriale, con la differenza che certamente la letteratura industriale di oggi non è più la letteratura della vecchia industria italiana, ma in fondo la letteratura che si rifà appunto alla finanza. Probabilmente perché il nuovo capitalismo si fonda su questa società definita liquida, insomma, oggi c'è questo termine di moda che è anche molto suggestivo, anche corretto, insomma, è finito un po' lo stato piano, è finito il capitalismo materiale, c'è questa società liquida dominata, dominata dalla dalla finanza e pensavo leggendo il tuo libro anche ad un bel testo che ho comprato proprio tanti anni fa da Medeo Il falò delle vanità di Tom Wolfe un bellissimo libro che credo possa avere anche delle attinenze insomma in una società differente come quella americana però appunto in questa metropoli mancata come diceva Gera in qualche modo ci sono anche delle, delle suggestioni adiacenti insomma tra questo romanzo bellissimo romanzo americano e il tuo libro ecco io volevo dire un'ultima cosa prima di passare alla mia domanda si è citato questa sera Molto la parola capitalismo a lungo. Anche Gero ha citato una parola che fa parte della letteratura marxista, in qualche modo che è reificazione. Per chi non sa che cosa sia la riduzione del, degli, uomini, degli uomini a cose. Fondamentalmente, in fondo credo che è una ipotesi molto, molto personale. In fondo, il tuo è un romanzo un po' marxista e lo dico in termini, in termini favorevoli, favorevoli e positivi. Perché in qualche modo tu dimostri come appunto gli uomini, le coscienze siano dei prodotti sociali, i tuoi personaggi sono dei prodotti sociali, cioè non c'è il buono che nasce buono e che al di là delle sventure che subisce continua ad essere uomo. buono, non c'è una visione idealistica delle cose, c'è la visione appunto dei processi sociali che trasformano, trasformano gli individui, li migliorano o li peggiorano. Quindi, ecco, io ne ho, ne ho avuto un po' così sentore leggendo il tuo libro e mi sono anche permesso di fare il nome di Marx, che oggi è un grande rimosso. Insomma, però, ecco, io lo faccio come grande filosofo, naturalmente, non come comunista che non lo era, ma veramente come grandissimo, grandissimo uomo. Alla luce, tra l'altro alla luce anche del, del fatto che possiamo ecco, attraverso quel sistema di valori, di idee, di pensieri anche interpretare la società di oggi, anche attraverso il, il tuo romanzo. Penso a dei temi molto belli, appunto come la reificazione, che è un tema attualissimo, o al feticismo delle merci, che è un tema ancora più attuale. Pensiamo che in qualche modo Marx è come se avesse prefigurato anche i centri commerciali, quello che succede oggi nei confronti, nei confronti del consumo. Ecco, io ho letto nel tuo romanzo tutto questo, per cui... La mia domanda essenzialmente è essenzialmente questa: anzitutto voglio sapere se tu condividi ecco, questa mia interpretazione, che ripeto è molto, è molto soggettiva, ma credo che sia fondata. E soprattutto se, se in questi tempi è necessario anche attraverso la narrativa tentare una nuova forma di liberazione. Proprio perché si diceva prima, tutto sommato il mondo non è per niente liberato, anzi, probabilmente siamo negli anni in cui il dominio il nuovo medioevo di Pasolini probabilmente è si è veramente reso eh, attual, attualissimo ecco vorrei capire se la narrativa in qualche modo il romanzo può forse con i 25 lettori anche solo con i 25 lettori di Manzolana memoria tentare appunto una liberazione. Grazie, Grazie. Guarda, io ti ringrazio moltissimo per varie delle cose che hai detto, fra cui il fatto di aver citato Volponi e aver ipotizzato che il mio libro potesse scriversi in una qualche sorta di continuità. Perché, in effetti, se c'è un romanzo italiano di cui mi piacerebbe sentirmi uh, nipote, uh, indegno con questo, è proprio Le mosche del capitale di Paolo Volponi, che è proprio. Uno, è appunto, rispetto a quello che dicevo prima di Hemingway, non Hemingway, ecco, se io dovessi trovare una ragione per convincere qualcuno a leggere il mio libro invece che Le Mosche del Capitale, non la troverei. No, gli direi: no, leggi Le Mosche del Capitale. E questo è, è il grande paradosso del parricidio. Però è un altro discorso. Uh, la, la, no, la, la questione del, del, del marxismo, del materialismo, in effetti, del, della visione di questo libro è vera. Non l'avevo mai vista in questi, in questi termini, però hai in effetti è proprio quello che, che in fondo io chiedo sempre, ma qual è in fondo eh, ogni tanto, o meglio non sempre ogni tanto quando capitano delle interviste eh, um, un, po', un po' frettolose, la, la, una domanda che viene fatta di solito è ma alla fine eh, siamo Falchi o Colombe? No? e in fondo la risposta è siamo quello che la situazione ci rende siamo quello che la struttura di incentivi che ci viene posta davanti eh, ci, ci porta a scegliere, e per cui sì da questo punto di vista è vero eh, io credo che, che... E, in effetti è vero che questa visione Visione, la visione in qualche modo materialista della, della, della morale sia stata uh, ormai adottata uh, liberandola completamente dalla sua origine marxista perché il nome Marx non si può fare, no? uh, però, però è, è molto interessante. Io stesso non ci avevo pensato, però mia, cioè, uh, la, 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 devo, la devo elaborare, però è molto... È molto Beh, sono felice di aver offerto uno no, punto di riflessione anche, no, ti, anche allo ti, 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 ringrazio ti ringrazio moltissimo. Bene, ora direi che è il momento al solito di passare le domande dal pubblico, io ho già avuto un segnale dall'Avvocato Arnone. La mia domanda è, e immediatamente ne spiego il senso, se è possibile essere colombe con gli artigli, cioè che nel voler tutelare i valori delle colombe, che dalla scorsa che ho dato al libro mi appaiono i valori positivi, non necessariamente queste colombe con gli artigli devono soccombere ai falchi e eh, voglio anche eh, citare una esperienza vissuta giovanile che ritengo valga la pena di essere ricordata per proporre quell'ottimismo che dalle sue parole mi viene più semplice darti del tu in realtà perdonami per favore, sì eh, ti invito a darmi anche del tu però mi viene più semplice rivolgermi eh, a te con, con il tu che dalle tue parole ottimismo che dalle tue parole eh, non mi è sembrato diciamo che trasparisse in modo adeguato rispetto al contributo che tu puoi dare a questo paese per le tue capacità e eh, per la tua età eh, io inizialmente non volevo eh, prendere la parola, l'avevo preso nel corso delle altre presentazioni, però il tema toccato, l'edilizia, la trasformazione del territorio, la speculazione, poi il pessimismo di una tua battuta e il tema le colombe con la mia giunta, con gli artigli contro i falchi eh, me l'ha quasi imposto. Io non so se tu partirai presto domani. Mi auguro di no. E eh, ti inviterei a vedere qualcuno dei posti più belli delle nostre coste che hanno visto lo scontro tra le colombe con gli artigli e i falchi e hanno visto le colombe atterrare definitivamente i falchi. Si sta discutendo, per esempio, se eh, avere la tutela dell'UNESCO per la Scala dei Turchi, che è un posto splendido. Ho, ho avuto la fortuna di vederlo oggi. Perfetto. Quando è stato detto agli scrittori che sono, sono stato molto, molto uh, uh, disponibile, in effetti è stato un gran sacrificio per me arrivare qui eh, condotto, preso su, appena arrivato, sono stato preso, messo su una barca e portato a fare il bagno davanti alla Scala dei Perfetto. Turchi. Perfetto. Allora Alla Scala dei Turchi Avrei visto un rudere alto, che doveva essere un albergo, eh, abbandonato ormai da vent'anni. Quello è stato uno scontro tra le colombe con gli artigli di Legambiente. Io avevo 29-30 anni, ne ero il presidente regionale, e eh, gli speculatori dell'epoca, uno dei quali fu poi ucciso in vicente eh, di mafia, l'abbiamo vinto. La domanda è che ne pensi delle colombe con gli artigli? Non pensi che vi possa essere un terzo genus tra? il falco e la colomba per come la conosciamo e quindi la colomba con gli artigli riesce a tutelare anche in contesti difficilissimi, vendarne addietro la sicilia era un'altra cosa, era quella prestraggi per capirci, eh, beni di carattere collettivo come quello di cui parli tu nei libri? In realtà eh, è molto interessante questa definizione di Colombo con gli artigli perché è, è ovviamente spontanea, però ci azzecca perché in qualche modo, eh, benché ovviamente sia narrativamente che anche quando si parla si semplifica, l'immagine dei falchi e delle colombe viene da un, un, una serie di studi di teoria dei giochi che sono stati fatti non soltanto su due strategie in qualche modo, quella della colomba che coopera e quella del falco che tradisce, ma su centinaia di strategie diverse. E quella che è stata dimostrata vincitrice per la collettività è stata. Uh, la cosiddetta tit for tat che è in fondo una uh, 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 si potrebbe dire una colomba con gli artigli cioè una strategia di chi è disposto a cooperare per cui conta come colomba in qualche modo perché è disposto a cooperare con l'altro però che è estremamente vendicativo uh, con chi è, è disposto a tradire cioè è estremamente aggressivo con chi è disposto a tradire per cui sì, in realtà la strategia vincitrice è proprio questa uh, nei, nelle varie simulazioni che sono state fatte però uh, eh, eh, se ci guardiamo intorno è la strategia di pochi, di nuovo? No? È, è vero, è una strategia dei pochi ma buoni: è una strategia che salva il, il salvabile, però appunto uno si guarda intorno e, e i casi ottimi come questo sono, sono, sono pochi, sono, sono, sono uh, uh, soverchiati da, 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 dagli altri, tristemente. Fortuna che, 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 non, che non sono annullati, però è, è, una, è, una, è una lotta che, in cui il terreno si perde man mano, secondo me. Consentimi una brevissima aggiunta, che è di dissenso rispetto a quello che tu dici. Io sono una di queste colombe con gli artigli, eh, vivo in questa terra con grande soddisfazione, che mi è data dal diffuso, affettuoso, notevole consenso che ho raccolto anche diciamo, nelle vicende politico-elettorali, sulle quali ovviamente non mi dilungo, però sono un dato scientifico e inoppugnabile: che questo tipo di battaglie hanno avuto nel nostro difficilissimo contesto, cioè, avere vinto battaglie a tutela dell'ambiente e del territorio e contro la speculazione, potrei metterci anche la vicenda della Valle dei Tempi e dell'abusivismo, e avere mantenuto un elevatissimo consenso, anzi averlo accresciuto, consente di dire che le colombe con gli artigli possono essere una grande risorsa della democrazia e non sono un fenomeno marginale ed isolato Vabbè. ma appunto un fenomeno aggregante che riesce ad essere attore di cambiamento e ho chiuso eh, su questo vo volevo dire avvocato in effetti in macroeconomia quello che mi hanno fatto studiare era cioè, il tipico esempio dell'enigma del prigioniero la esatto, massimizzazione che... del profitto nell'enigma del prigioniero sia quando tutti e due i prigionieri non confessano la colpevolezza dell'altro esatto sono... però eh, perché l'enigma del prigioniero è considerato un paradosso perché la strategia migliore si ottiene se nessuno dei due fa quella che sarebbe la scelta razionale E per questo è un paradosso comunque detto questo tolta l'immagine al di fuori della teoria dei giochi in le colombe e gli artigli ce li hanno, cioè sono degli, degli animali aggressivissimi. Chissà perché sono l'immagine della pace. Sono, eh, mi, mi è stato detto da, 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 da un lettore che in realtà le colombe sono animali che, non, va, che non, non di gruppo perché non cooperano e cattivissimi nelle dispute territoriali sono spietate e così. Per cui no, in realtà le colombe hanno gli artigli. Bene, ci, se ci sono altre domande, c'è una domanda qui in prima fila. Eh. Il professore Gazziano. Grazie, grazie. E volevo tornare un pochettino al romanzo, ai contenuti, alla tecnica della scrittura, poiché stiamo presentando un romanzo. Ci siamo allargati molto su temi sociologici, antropologici, culturali, politici. Il romanzo ha una sua caratura che, in qualche modo, va valutata, esaminata, se appassiona condivisa. Una piccola riflessione sui riferimenti a Pasolini e a Sciaccia, alla difficoltà l'impossibilità di omologare la letteratura agli intellettuali contemporanei. Essendo Pasolini e Sciascia credo a un livello talmente superiore che non è facile omologare o comunque comparare l'intellettuale della nostra contemporaneità a questi due grandi scienziati del pensiero. E diceva che la verità, l'unica vera libertà è nella letteratura. Ma Maria Brucollera ha sottolineato un aspetto di questo romanzo che io recupero, della scrittura, quello che mi interessa. Noi siamo i vecchi lettori, abbiamo dei parametri di valutazione forse antichi, ma eh, credo che servano anche a comprendere fino a fondo la qualità di uno scrittore, di un giovane narratore come tu sei, dove tu, perché può essere non mio figlio ma mio nipote, immaginate. Ebbene, la tua scrittura, io ho letto diverse pagine, Geroma ha omaggiato il libro proprio l'altro ieri e lo ringrazio, ho avuto modo di leggere alcune pagine di queste 400 pagine, ma non, non ci vuole coraggio a leggere perché è una scrittura, come sottolineava Amedeo, molto semplice, lineare. È godibile. Tu facevi riferimento alla semplicità della scrittura: che non è necessario scrivere cose complicate per apparire interessanti o coinvolgenti, ma a volte la semplicità vince. Ti chiedo però. La semplicità è lo strumento del racconto, ma dentro questa semplicità ci sono elementi, molti elementi di approfondimento. Qual è la quota di approfondimento che tu hai come messo nella tua scrittura? Altrimenti sarebbe un romanzo di facile lettura e stimo, ma non di contenuto anche strutturale e linguistico. Poi tu impari che sei laureato in lettere, l'ho capito, no? Eh, Beh, sì. Complimenti comunque. Grazie mille. In realtà, questa è una domanda ovviamente difficilissima perché, la, 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 appunto, secondo me, almeno la, la ricetta per così dire, o l'ideale della scrittura perfetta è quella che trova il, la, la percentuale giusta. No? Uh, L'unica so, cosa che so è che io sono andato, uh, sono andato complicando: nel senso che la, la versione iniziale, la, la mia prima stesura di questo libro era molto più, era molto più lunga ed era molto più semplice perché c'erano molte più ripetizioni, eh, alcuni concetti chiave erano ripetuti varie volte perché avevo paura, appunto avevo paura che il lettore se le perdesse per strada, no? dicevo no ma se il lettore non capisce questa cosa non capisce il libro e, 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 e poi alcune scene erano, erano descritte in modo molto più approfondito di modo che magari non è che se leggi rapidamente quel paragrafo magari ti sfugge un dettaglio. E per cui era un libro più semplice in qualche modo prima e man mano... Um, Leggendolo io, rileggendolo io, facendo, facendolo leggere anche a, a, ad amici o, o colleghi o anche durante il processo di editing. Um... Mia mano mi veniva detto: Ma guarda che questa frase non è necessaria, no? Questo l'hai già detto. Io dico: Ma guarda che non, non lo capiscono. Dico, Ma sì che lo capiscono. E, e, e in effetti poi, cioè, e man mano per cui sono andato partendo da un livello, secondo me, di, di complessità inferiore a quello attuale, sono andato alzando pian piano l'asticella finché non mi sembrava di, di raggiungere una mediazione giusta fra quello che volevo che arrivasse e, 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 e l'ampiezza dei lettori a cui volevo che arrivasse. Non so se, se um, una buona mediazione o, o no? Uh, lo spero. Bene, altre domande? Lì sulla destra. Quello è un infiltrato? Più pericolosi. Un provocatore! Assolutamente. Eh, buonasera, io ho due domande diverse. Eh, anzi, una è una domanda, una è. Una precisazione, secondo me, sul discorso appunto dei famosi editoriali di Sciascia, Calvino, possiamo nominare altri, altri scrittori o giornalisti dell'epoca, Soldati e così via. E, al giorno d'oggi un editoriale del Corriere è così importante? Non credo che lo lega tanta gente. Non so com'era prima, cioè non so se prima Sciascia scriveva, poi rispondeva Panza, se effettivamente gliene fregava qualcuno nella popolazione. Eh Sicuramente ora no era così ai tempi invece, era quello che intendevo sì, sì, sì. ora sicuramente non è così cioè per cui non so, non so se effettivamente... però ad esempio fa Fazio in prima serata sì eh, sì, Fazio in ah, prima ah, serata è cioè, un'altra questione abbiamo, cioè, di sicuro c'è qualcosa di equivalente magari non è lo stesso cioè non è che l'editoriale corriere, corriere di 30 anni fa aveva lo stesso peso dell'editoriale del Corriere di oggi però di sicuro ci sono delle cose oggi che sono anche accessibili agli scrittori che hanno un peso analogo all'editoriale Corriere di 30 anni fa credo ci sia anche maggiore dispersione non è... anche, questo sì. Anche e poi uh, volevo sapere se potevi spendere due parole per un personaggio. Uh, ora io ho letto il libro da un bel po' di tempo, per cui magari sbaglio il nome. Sarebbe il compare di Don Caitan, se non sbaglio. Elton. Eltion. Perché secondo me è un personaggio interessantissimo perché è. È una colomba che rimane costretta a essere colomba anche quando fa il falco, rimane fregato anche quando prova a fare il falco. E quindi è, diciamo, eh, il nutrimento di tutti gli altri falchi. È l'unico soggetto che permette agli altri falchi di continuare a, a lavorare, a guadagnare, a, a mangiare. No, ti ringrazio moltissimo di, questa, di questa, questa, questa possibilità. Tenterò di farla breve, però è un personaggio a cui sono molto legato e di cui non si parla mai. È, è un, un altro personaggio albanese che... Mh, era uh, un, uh, un giovane più o meno poco più che ventenne quando, quando l'Albania ha aperto uh, la propria economia al, al capitalismo internazionale. Ed è stato uno degli dei promotori della grande speculazione delle finanziarie piramidali che ha fatto esplodere e poi devastato l'economia albanese negli anni 90. E lui è stato uno di quelli che, quando hanno visto che si facevano i soldi, l'ha aperta. Una finanziaria piramidale ha fatto i soldi e alla fine è, rim è rimasto fregato dal suo socio. Uh, è arrivato in Italia in povertà e ha cominciato una serie di attività imprenditoriali mettendoci tantissimo ingegno, tantissimo sforzo eh, fondandosi una comunità di utenti e di clienti nella comunità albanese a Milano. Avendo successo, vedendo i propri sforzi. Cioè la, la bella storia dell'imprenditoria è quello che eh, mette eh, trova i capitali, mette l'energia e le idee e ce la fa fino a quasi all'ultimo, e poi eh, viene, viene truffato. e In fondo. Non è un personaggio albanese. Elton è un personaggio americano. È, 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 è l'attore del sogno americano. È, ed è, è quello che vo io volevo proprio questo perché è l'attore del sogno americano in, in, in Italia. In Italia il sogno americano diventa un incubo. In Italia il sogno americano si, 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 si smarrisce la prima volta che eh, la banca ti, ti accorcia il fido perché ah no, sa. Ci hanno cambiato i, i parametri. Eh, ti si smarrisce la prima volta che ti mettono il contributo di solidarietà e, e, e tu dove e, e da, da un anno all'altro ti sfori, sfori il bilancio. Uh, ti si, uh, quando ti, ti, ti chiedono il pizzo, quando ti, cioè ci sono miliardi di ragioni possibili, però in Italia il sogno americano non funziona e, e il personaggio di Elton voleva, in fondo, è esattamente questo. È, una, è quello che dice Ci Credo: credo che le regole funzionino, credo che il merito, il duro lavoro, le buone idee uh, vengano premiati. E, e infatti, gestisce un negozio di kebab. Ti ringrazio, ti sei guadagnato l'agitatore salsa. <ride> ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande inviterei il nostro attore a prendere il microfono e ad andare a fare l'ultima lettura prima Sarà molto breve, della chiusa musicale. A questo punto io invece, prima, mentre si prepara lui per la lettura, farei proprio il discorso di chiusura, chiuderei proprio invece così, chiuderei proprio in bellezza con una lettura e con, e con la musica. In effetti è brutto chiudere con la, la mia voce, avrei allora, i saluti adesso. Io vorrei direttamente a questo punto ringraziare intanto Vincenzo Latronico perché ci è venuto a trovare, ringrazierei a lui per questo romanzo, ringrazierei... Um, la città per la risposta che ha dato. Ovviamente ringrazio le pubbliche amministrazioni. Devo ringraziare il professore Gazziano che questa sera ci ha messo a disposizione tutto quello che abbiamo. Eh, ringrazio Giovanni Costanza anche per l'aiuto che ha dato. Eh, ringrazio. Tutti quelli che ci hanno messo a disposizione, disposizione le location più belle di questa rassegna e poi eh, ripeto, ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato. Questa è stata un'operazione collettiva in un modo o nell'altro perché è partita sì da me e Amedeo, ma io e Amedeo non saremmo riusciti a renderla così bella se non avessimo avuto musicisti come Fausto, Alfonso Salamone, come Federica, che è qui con noi questa sera, come Sergio Calì, se non avessimo avuto Peppe Innocente fra i lettori, Barbara Capucci, non, se non avessimo avuto validissimi intervenienti partecipanti come Beniamino Biondi, Loris Magro, Rogero Fiorentino, Dario Piparo, Marco Savatteri. insomma è stato un bel ensemble di gente, eh, di, di giovani, abbiamo in un modo o nell'altro, speriamo di aver dimostrato qualcosa, abbiamo avuto le telecamere di Teleadagra a disposizione e speriamo così di diffondere e Tramite il mezzo televisivo e tramite quel potentissimo mezzo che è internet, queste presentazioni. E vorremmo che in un modo o nell'altro. ci è piaciuto anche il fatto che il sindaco eh, si abbia manifestato con contentezza, soddisfazione per questa manifestazione. In un modo o nell'altro è una speranza perché queste cose li possono ripetere. Gli spunti, speriamo di averli offerti. Abbiamo scelto dei libri per come la pensiamo io, Amedeo. Io Amedeo pensiamo che la letteratura, specialmente oggi, non possa esimersi dall'essere politica, perché oggi ci ritroviamo, e l'abbiamo detto più volte, in un'epoca che è sempre più grama per le giovani generazioni, già per le generazioni adulte. Per le, non è che le, le over 35 non se la passano meglio, oggi abbiamo tanti over 35 eh, licenziati, però noi ci preoccupiamo abbastanza per il nostro futuro. E gli over 35 si preoccupano non solo per il proprio futuro, ma per quello dei loro figli. Ecco, quindi in un modo o nell'altro questo lavoro, per questo doveva partire, per forza dalle generazioni. Più giovani, qua in questo, uh, questo Elalef noi abbiamo pubblicato finora, e penso che continueremo a pubblicare: sì, anche degli scrittori che hanno pubblicato qualcosa. Tutti giovani comunque ma soprattutto tentiamo di fare quello che si faceva un secolo fa con eh, le riviste di Vittorini e di tutti gli altri letterati che avevano fondato le riviste fare fucina letteraria ma fare fucina letteraria non significa prendere dei letterati puri significa anche prendere della letteratura che possa servire in un modo o nell'altro alla gente. Ecco, questi cinque libri che vi abbiamo portato speriamo che abbiano un valore per eh, tutti voi, per tutti quelli che li leggeranno per eh, tutti quelli che in un modo o nell'altro L'altro avranno modo di conoscere questi autori che magari non conoscevano, magari chi li conosceva speriamo che abbia avuto modo di apprezzare questi, questi libri, questi romanzi e i loro autori perché nel rapporto che l'autore ha di diretto, il raffronto con l'autore aggiunge qualcosa che il libro necessariamente non aveva detto. E quindi speriamo di dare nuovi input, perché la letteratura oggi deve essere mezzo di verità e non deve essere mezzo di verità perché quello che si legge è una regola universale, deve dare nuovi strumenti per cercarla la verità, perché la ricerca. E sta nella ricerca il nel senso della nostra esistenza. Quindi vi ringrazio a tutti perché se siete qui, siete in ogni caso anche perché voi cercate qualcosa e volete sentirla qualcosa e volete saperla. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ringrazio perché avete partecipato e avete reso questa rassegna quello che era. Grazie. Al suo arrivo a Cambridge a fine giugno, Alfredo Cannella fu assalito dall'odore di ozono, folgorato nell'aria da un temporale recente e dall'odore di soldi. Passò uno splendido mese in un appartamento affittato dalla segretaria di suo padre. Apprese finalmente quando usare should e could, e sopracciò due o tre cose sul mondo. Passò molti pomeriggi a bere birra, che per legge non avrebbe potuto bere, immaginandosi negli anni venturi attraversare i viottoli cremisi che a grappoli si spandano appresso a Harvard Square. Si vedeva come i gruppi di studenti, quelli veri, quelli già ammessi, che aveva intorno, si vedeva ricco, bellissimo e smart, pronto a ricevere l'istruzione e il futuro migliore che un occidente in declino avesse da offrire, pronto a esercitare il diritto borghese di perdere tempo» pronto a scopare. Spese molte serate con una diciottenne croata che era lì per le sue stesse ragioni. Si incontravano, dopo le lezioni, al ponte che da Copper White Street portava all'Accademia di Scienze Politiche. Lei voleva studiare psicologia e sulle panchine non si sedeva mai troppo vicino ad Alfredo e gli raccontava com'era l'America perché ancora aveva in casa echi di guerra. Alfredo le parlava di musica e di denaro e di cosa significasse vivere a Venezia, dove lei non era mai stata ma che conosceva per via di alcuni viaggi del padre. E non sono mai stata a Venezia, capisci? Eppure è così vicina, gli diceva. O sembra vicina quando sono in Croazia. Da piccola mio padre mi raccontava che col bel tempo la si può quasi vedere dalla costa. E quando il cielo era terso, gli disse, si convinceva di poter scorgere la sagoma di qualche guglia o di una gondola in lontananza, oltre l'Adriatico. Ma quello che vedevo quando andavo al molo, gli disse, non aveva nulla a che fare con Venezia. Capisci? Alfredo però non capiva, perché era occupato a formulare graziose metafore per descrivere i suoi capezzoli, metafore con frutti. Erano immagini che sperava di poter usare più tardi, la notte, in momenti di intimità, dopo e che però restarono inutilizzate. Alla fine dell'estate Alfredo non aveva accumulato tutte le esperienze sessuali che si era augurato, ma per quelle si disse gli restava ancora un anno di liceo, in cui la sicurezza derivante da un futuro ad Harvard gli avrebbe reso tutto più facile. Ovviamente Alfredo Cannella si sbagliava. E c'era un'altra cosa su cui Alfredo Cannella si sbagliava, nonostante l'appoggio dei suoi professori del liceo. E nonostante una carriera scolastica sopra la media, nonostante il censo e le variegate attività extracurricolari, il nuoto, le lingue, i giovani del Lions, la sua domanda di ammissione alla Harvard Corporation of America fu rifiutata. Il rifiuto gli fu comunicato da un laconico messaggio in una busta coperta di timbri e di veli di plastica che atterrò a Venezia il 28 marzo del 2005 e giacque nella cassetta delle lettere per soli dieci minuti prima di essere prelevata da mani molto ansiose. Il messaggio fu poi letto da suo padre in sala da pranzo, alla presenza di madre, domestica e cane. «Non ti hanno preso?» gli disse suo padre. «Come no?» «I tega sega!» «Ah!» beh, Fu sorpreso Alfredo e riuscì solo a puntare il piede sulla mochetta del soggiorno, a puntarlo con la determinazione di una lancia lunghissima che da molto lontano trafigge qualcosa che non si aspetta di essere trafitto da una lancia. Alfredo Cannella accettò il rifiuto molto peggio di quel che diede a vedere, e nessuno si accorse di quanto gli bruciò alla fine svegliarsi di mattina presto per prendere il treno che lo avrebbe condotto a Milano e lì sostenere l'esame di ammissione all'Università Commerciale Luigi Bocconi, dove non ebbe problemi a entrare. Fu all'Università Commerciale Luigi Bocconi, che conobbe Don Caberati si incontrarono al terzo anno di corso quando Donca era appena arrivato da Cambridge al contrario di Alfredo Cannelle infatti due anni prima Donca Berati era stato ammesso alla Harvard Corporation of America e per di più con una borsa di studio l'aveva frequentata con eccellenti risultati almeno per un certo periodo che come talvolta accade aveva avuto termine con la sua spettacolare espulsione

Grazie a tutti e non Grazie. dimenticate potete trovare il, lib il, librio, il libro di Vincenzo Latronico al banchetto tenuto da Nadia eh, Castronovo e Vanessa Castronovo che, che avevo dimenticato di ringraziare ma che sono state fondamentali per la realizzazione di tutto questo ambaradan. Grazie ancora e alla prossima.